Meghan Markle è stata accusata di interpretare la vittima dopo essere stata ampiamente criticata per aver tentato di registrare la parola archetipi per il suo prossimo podcast. L'ospite di GB Dan Wotton ha coinvolto il tentativo della duchessa del Sussex di registrare la parola come commercializzazione grossolana, proclamando che è il più lontano da una vittima che potresti ottenere. Megyn Kelly, che ha parlato con Wotton nel suo programma omonimo, ha fatto eco ai sentimenti, dicendo che avrebbe combattuto il patriarcato. Rinunciando a tutta la sua carriera così come alla sua religione, paese e famiglia per un ragazzo, ha detto, ha deciso di voler marchiare una parola che ha 436 anni, la parola è archetipo. Vuole usarlo nel contesto delle donne Dan perché è una sostenitrice dell'emancipazione femminile. Quindi combatterà il patriarcato, dopo aver rinunciato a tutta la sua carriera, a tutta la sua religione, al suo paese e alla sua famiglia per un ragazzo. Il signor Wotton ha risposto etichettando la mossa come ridicola e definendo una vittima il rebranding di Meghan, ha detto. Potresti dire a Megyn che questa è una mossa archetipica di Meghan Markle perché è semplicemente grossolana, vero? È una commercializzazione grossolana che non ha senso, è come se stessi guadagnando decine di milioni di dollari da Spotify, non devi provare a possedere una parola. Mi ricorda, Megyn, di quando Victoria Beckham ha cercato di marchiare la parola elegante e per questo è stata duramente condannata, perché è ridicolo. Posso usare la parola archetipo nel contesto che voglio, temo Meghan. Ma ti mostra solo quanto siano pessimi i loro consigli e come sono circondati da questi ridicoli tipi di Hollywood che pensano come le celebrità. Sento che il rebranding di Meghan è solo per dire sono una vittima e lei è il più lontano possibile da una vittima. Alla domanda della signora Kelly se le persone negli Stati Uniti o in Gran Bretagna fossero interessate a sentire Meghan Markle, Wotton ha risposto assolutamente no e ha dato come esempio la debacle di Spotify Joe Rogan.